bentornato. Oggi è il fine settimana, 27 marzo 2022. Godiamoci il fine settimana con la tua famiglia e i tuoi cari. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, per il fine settimana sarà meglio tenere a bada i nervi. Calma. Per quanto riguarda il lavoro, se c'è un progetto da portare avanti è il momento giusto per cercare di ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati da tempo. In questa giornata l'Ariete è decisamente più forte, torna il solito fine settimana con la Luna in contrasto. Ma c'è una grande differenza rispetto agli ultimi weekend, adesso tu sei forte anche se ci sarà qualche piccola burrasca. In campo sentimentale la passione rinsalderà i vostri legami e qualcuno avrà la piacevole sorpresa di rendersi conto che le promesse verranno mantenute. Belle novità in vista in campo sentimentale. Qualcuno ha necessità di parlarvi, state lavorando troppo per parlarci? Provate a fare un bel discorso con questa persona e non sarà tempo perso. Oggi sicuramente sarete vincitori in ogni situazione. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 7, benessere, 7. Toro. Cari Toro, finalmente ci sarà una netta ripresa a livello fisico. Dovete avere pazienza e prudenza sul lavoro per ottenere il successo al quale aspirate da tempo. Forse troppo tempo. Per il segno del Toro questa luna è importante, rappresenta anche il risveglio delle emozioni, di che emozioni stiamo parlando? In realtà spesso queste sensazioni confinano con la rabbia e con il nervosismo, soprattutto se pensi che una persona non sia quella giusta per te o ritieni che un investimento in amore non sia più giusto. Dato il vostro talento, basta impegnarvi anche poco per raggiungere prestigiosi obiettivi, e oggi lo potrete comprovare. Le questioni economiche si avvieranno verso una soluzione vantaggiosa. Non avrete problemi di relazione, perché le cose verranno naturalmente, senza che neppure le chiediate e il partner sarà più accondiscendente del solito. Il vostro fascino e il vostro intelletto sono al massimo e sarete capaci di sfruttarli al meglio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 7, benessere, 10. Gemelli. Cari Gemelli, siete sotto pressione per i tanti, troppi impegni lavorativi. Il fine settimana, in particolare la giornata di oggi, potrebbe risultare importante dal punto di vista lavorativo. I Gemelli oggi risentono di quella tensione che c'è stata negli ultimi due giorni, ma in maniera diversa, in maniera reattiva. Quindi, nonostante questa sia stata una settimana piuttosto agitata, andiamo verso un fine settimana migliore. In amore vi saranno buone premesse per vivere al meglio i rapporti esistenti e molteplici opportunità per le singles, specie se nate alla fine del segno. Vi sentirete molto appoggiati in questa giornata, poiché le persone che vi sono intorno concordano con i vostri pensieri e con le vostre idee. Si affaccia per voi l'opportunità di cambiare quello che meno vi piace del vostro lavoro. Il vostro perfezionismo sul lavoro vi ha fatto apprezzare da chi vi conosce, attenzione però al rischio di perdervi in un bicchiere d'acqua. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, vi attende una giornata di fine marzo ricca di appuntamenti lavorativi o, se siete di riposo, di impegni extra. Per quanto riguarda i sentimenti non si tratta di un periodo felice, spensierato, ma guardate avanti con fiducia. Dovete farlo. Merita molta attenzione il segno zodiacale del Cancro, anche in vista del prossimo mese. Le unioni nate negli ultimi tempi sono importanti. Quello che sarà ancora più importante è, se vivi una relazione da poco, dare spazio all'istinto. Ascoltando gli altri in questa giornata, potreste imbattervi in persone che vi diranno cosa fare o credere, senza considerare le vostre opinioni. Sforzatevi di apportare qualche cambiamento, anche minimo, nella vostra vita, altrimenti lo stato di tensione non vi lascerà tanto presto. Giornata difficile per l'amore, decisioni sbagliate, tensioni e possibili sospetti di infedeltà. Chi è single rimarrà tale.
Siete certamente persone sensibili, ma avete troppa paura di mostrare i vostri sentimenti con le persone che invece meriterebbero una maggiore generosità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Leone. Cari Leone, può essere un fine settimana importante per i sentimenti, in particolare per le donne che sono alla ricerca di un amore importante, magari definitivo. Il Leone in questo fine settimana si ricarica di energia, nonostante negli ultimi giorni ci siano state parecchie tensioni. Vorrebbe avere più tempo libero da dedicare alla famiglia o da dedicare all'amore, ma tutto questo non è ancora possibile. Non c'è nessun motivo di fare le cose di fretta, specialmente in amore. Ottime novità e incontri stimolanti in campo sentimentale per le nati nella terza decade. Ultimamente avete lavorato sodo per migliorare le vostre capacità e si può dire che ci siate riusciti. State facendo un buon lavoro, perché nasconderlo? Rendere invidiose le persone non è reato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 10. Benessere, 8. Vergine. Cari Vergine, dopo qualche giorno di difficoltà siete finalmente in netta ripresa, almeno dal punto di vista fisico. Questo è il quadro perfetto per mettersi in gioco fino in fondo. Per osare. Provate a dare una svolta alla vostra vita. Il segno della Vergine è molto affaticato, questa opposizione di Giove non ha però il potere di limitare il tuo raggio di azione. Ma ti fa notare che ci sono contrasti o persone con cui devi avere a che fare anche se non vorresti. Questo fine settimana in arrivo ti rende più tranquillo, ogni tanto cerca di staccare la spina. Forse qualcuno si aspetta un po' di calore in più da parte vostra, soprattutto se è molto che non vi fate vedere e sentire. Sarete molto aperti al dialogo nella giornata di oggi, ma, attenti a non esagerare, qualcuno potrebbe rimanere impressionato, negativamente, dalla vostra parlantina. La vita sentimentale sarà illuminata da eccellenti occasioni. Situazione dolcissima in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 9. Bilancia. Cari Bilancia, la situazione è abbastanza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti e l'amore. Capitolo lavoro, potreste avere importanti opportunità di crescita professionale, ma dovrete essere bravi a coglierle e sfruttarle fino in fondo. Scorpione, in questo fine settimana potrebbe ancora nascere qualche dubbio. In realtà dubbi inespressi ce ne sono. Sono quelli che nascono quando stai con una persona che comunque non corrisponde pienamente alle tue aspettative. Non fatevi rapire dal mostro della gelosia che alberga in voi. Avete dei problemi di temperature nei vostri affari amorosi. Soprattutto se fate un lavoro che vi mette in contatto con il pubblico, dovrete essere molto pazienti e non dovrete farvi assalire dalla rabbia. Non è realistico che lavoriate così tanto. Non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 9. Scorpione. Cari Scorpione, Urano è in opposizione da qualche giorno, ma non tutto andrà per il verso sbagliato. Non ora. Tranquilli. Alcuni di voi potrebbero sfruttare questo periodo per cambiare lavoro o magari vita. Scorpione, in questo fine settimana potrebbe ancora nascere qualche dubbio. In realtà dubbi inespressi ce ne sono. Sono quelli che nascono quando stai con una persona che comunque non corrisponde pienamente alle tue aspettative. Se qualcuno vorrà rendervi partecipi degli ultimi sviluppi amorosi di una coppia in crisi che conoscete, dite apertamente no grazie, perché potreste restare coinvolti in qualche situazione poco gradevole. Irrequietezze di fondo coinvolgono in molti casi anche la sfera dei sentimenti. È vero che siete oberati di lavoro e occupazioni varie, ma dovete trovare un equilibrio tale da farvi riposare ogni tanto, senza colpevolizzarvi troppo. Potrebbe non farvi molto piacere in questa giornata cambiare collega a lavoro, ma dovrete abituarvici, almeno per un po'. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze,
9. Benessere, 10. Sagittario. Cari Sagittario, in queste ore siete troppo irascibili, cercate di mantenere la calma. Perché litigare con il mondo? Il consiglio è quello di rimanere tranquilli e di agire con calma, riflettendo attentamente sul da farsi. Per il Sagittario, nonostante questa luna dissonante, posso parlare delle prossime come di giornate importanti. Serve semplicemente a ricaricare le energie e a cercare di evitare i contrasti. La sfera amorosa vi regalerà però momenti indimenticabili e una grande serenità. Novità intriganti in amore. Un vostro progetto potrebbe riscuotere buon successo in quegli ambienti che non vi conoscono e che non nutrono alcun pregiudizio sul vostro passato lavorativo. Ottimo periodo per instaurare buone relazioni con persone importanti, capi, datori di lavoro, eccetera, perché possono offrirvi occasioni insperate. Anche nella vostra vita privata è tempo di cambiamenti creativi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 5. Capricorno. Cari Capricorno, siete delle persone che prendono molto seriamente i rapporti personali, umani e sentimentali. In particolare in amore siete sempre molto decisi e determinati nel cercare di soddisfare le richieste del vostro partner. Magari qualche volta pensate anche un po' a voi stessi. Capricorno, giornata utile questa di venerdì che declina però in un fine settimana che può riportare in auge qualche interferenza. Quindi se già sai che nei prossimi giorni c'è da incontrare parenti o persone che ti stanno sullo stomaco, forse è meglio chiarire tutto oggi. In questa giornata potreste finalmente incontrare una persona che saprà darvi delle indicazioni precise a proposito di un vostro progetto che non riuscite più a portare avanti. Lasciate perdere le formalità e dedicatevi anima e corpo a quello che desiderate. Uscite di casa con il sorriso, vedrete quanto può essere contagioso. Brillerete di luce vostra in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Acquario. Cari Acquario, è arrivato il momento di portare avanti le conoscenze fatte nelle scorse settimane. Potreste instaurare un rapporto nuovo che vi aiuterà a crescere a livello sentimentale. Coraggio. Per l'Acquario, 3 giorni efficaci, momento in cui l'Acquario è protagonista ma è anche molto polemico se ritiene di non essere aiutato abbastanza, agitato se pensa di avere il mondo contro. Il segno dell'Acquario vive talvolta di utopie, è un tipo che ora dovrebbe però stare con i piedi per terra. Situazione eccellente nella sfera amorosa per le nate alla fine del segno. Oggi non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Sarebbe un'ottima cosa se oggi riusciste a lavorare in gruppo. In questa giornata riuscirete ad essere molto comunicativi e questo segna un punto a vostro favore in quanto significa che, soprattutto in campo lavorativo, riuscirete a dare il meglio di voi stessi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 7. Pesci. Cari Pesci, Marte, Venere e Urano sono entrati nel vostro segno. Cosa vuol dire? Semplice, potreste fare conoscenze che vi potrebbero cambiare la vita o dare nuovo valore a rapporti importanti. Il segno dei Pesci non deve portare avanti le relazioni inutili. Ma non deve neanche essere troppo cervellotico se ne vive una promettente, non giudicarla negativa in partenza. Uno dei problemi di questo segno zodiacale è l'eccesso di ragionamento e critica. In ripresa le quotazioni economiche. È il momento di un po' di shopping? Se avete il tempo e i soldi, le stelle vi consigliano di dare un tocco particolare al vostro fascino, un piccolo dettaglio che vi renda unici, che non vi lasci passare inosservati. La vita sentimentale ricomincerà a splendere e il vostro fascino sarà amplificato. Potreste incontrare gente nuova, che darà, almeno per oggi, un senso nuovo e inaspettato alla vostra vita. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video.
Spero di vederti presto.